giro di 36 mesi, qualcosina di più, magari qualcosina di meno, rivendiamo la nostra parte a chi ha o un venture che ci mette dentro soldi veri, ok, o ha un partner industriale che ci mette dentro soldi veri con una logica di partnership più che di exit finale, okay, e noi ci liberiamo dalla startup. Questo per dirvi che chiunque faccia il nostro lavoro, ma chiunque anche faccia il venture capital in generale, senza fare il venture incubator come siamo noi, non sono i compagni di viaggio con cui andrete in pensione. Tenete conto che chi fa il vostro lavoro lavora sulla prima fase di vita dell'estate, dopodiché vi abbandona, ma deve farlo, perché sennò noi non siamo gestori, noi prendiamo il 10%. Perché la gestione deve rimanere degli imprenditori e prima o poi dobbiamo uscire e così devono fare i venture. Per cui l'idea è non pensiate che anche fare un bel posto tutto quanto sia il compagno di viaggio con cui andare in pensione. No, prima o poi li vendiamo, perché sennò non riusciamo a stare dietro a tutti i nuovi ingressi. Quindi, in sintesi, questi sono i due link. Cerchiamo a un certo punto o la linea dell'incubatore, chiamiamola, di trovare un partner industriale che possa, far concludere la collaborazione con una partnership, oppure, dopo aver messo investimenti importanti per una fase di internazionalizzazione, cercare di venderla al mercato dei venture